lui vuole essere battezzato, e in quel momento stava male, il vescovo più vicino l'ha battezzato, ma non dice niente se lui era ariano, ecco. Poi ho posto prima un'altra questione, la conversione di Costantino. E si è convertito o non si è convertito? O quando si è convertito? Certamente una volta battezzato vuol dire che si è convertito. Ma quando si è convertito? Non solo quando era fare imperatore, con tutti i problemi dell'amministrazione, ma era imperatore dove in Occidente, perché qui siamo in Occidente, in Oriente c'era un altro imperatore, dove la popolazione era oltre il 90% pagana, non solo, ma tutta la corte, forse il 95% era pagana, e tutti i governatori delle province, i generali, erano quasi tutti pagani. Allora, se ci mettiamo in questo contesto, voi capite benissimo che non poteva essere diventare cristiano per uno scopo di governo. Però, e qui le nostre fonti sono concordi, che dall'ottobre o novembre del 312 Costantino ha dato istruzioni ai governatori a Roma, che inviava le varie province, di una politica a favore del cristianesimo. Poi ci sono tutta una serie di documenti dell'inizio del 313 dove Costantino favoriva la Chiesa cattolica, la Chiesa cattolica, non distinguevano tra un cattolico, un eretico, uno scismatico, aveva problemi. Quindi il direttivo che dava Costantino dall'inizio del 313 e le leggi che vengono pubblicate all'inizio del 313 sono tutte a favore della Chiesa cattolica. E alcuni anni dopo, noi possiamo discutere sulla data, 326-330, Costantino fa delle leggi che proibiscono alle persone che appartengono il termine tecnico è curiales, cioè appartengono alla curia, cioè la curia era il consiglio locale composta dalle persone più abbienti economicamente, ma non solo, ma le persone che stavano meglio economicamente non potevano entrare nel clero nel maggio e nel maggio del 313 di Ricinio. Quindi lettere di Ricinio, e questo testo sarebbe il cosiddetto Editto di Milano. Non so se c'è tempo ancora qualche minuto oppure l'Editto di Milano, come vedete Ricinio parla a Milano, abbiamo discusso della politica religiosa e di altre cose, tra cui questo. Quindi il testo è un documento di Ricinio, non di Costantino. Per cui noi pensiamo che Costantino non abbia fatto nessun editto, perché non c'era bisogno di un editto in Occidente, perché in Occidente valeva l'editto pubblicato nel 311 da Galerio quando stava per morire. Galerio ha dato la libertà religiosa ai cristiani. Galerio, la libertà religiosa. Quindi in Occidente già si esteve la libertà religiosa, osservando l'edito di Galerio. Anzi, quello che si considera, che è stato considerato anche un persecutore a Roma, Massenzio, sconfitto da Costantino nel 312, Massenzio dal 311 sicuramente, se non prima, ha cominciato a restituire i beni ecclesiastici. Cioè, durante la persecuzione di Diocleziano avevano confiscati tutti i beni della Chiesa, quelli già avevano cominciato a restituirli. E qual è l'importanza di questo intervento che vorrei fare adesso qui? Ci concentriamo concretamente sui tre luoghi santi. Penso molti di voi sono venuti a Gerusalemme. L'avete visto sia il Santo Sepolcro, quelli che sono venuti per obbligo, non c'è altra scelta, la Basilica a Betlemme
è la grotta dell'insegnamento del Padre nostro sul Monte degli Ulivi. Sappiamo che la Terra Santa è complicata, è piena di conflitti, è piena di problemi, tanto meno quando si parla delle costruzioni costantiniane, problemi ce ne sono. Non molti hanno coraggio di parlare delle costruzioni costantiniane a Gerusalemme, perché le tracce che ci sono rimaste non sono tantissime. Primo edificio è il Santo Sepolcro, lì avremmo più, come dire, più testimonianza sul Santo Sepolcro che sui altri luoghi santi, anche se per disgrazia nel 1009 il sultano egiziano Al-Hakam, dal nome stesso, dal significato vuol dire pazzo, aveva distrutto la basilica costantiniana costruita a Gerusalemme. Era così. Quindi una chiesa grandissima e bellissima. Qualcuno si domanda come mai. È sorta a Costantinopoli la chiesa di Agia Sofia, di Santa Sofia. Ma poi per eccellenza, per la grandezza, per lo splendore, la seconda costruzione potremmo considerare quella del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Perché tanta importanza data da Costantino a Gerusalemme? Perché ci è venuta la sua madre, Sant'Elena. Sappiamo che nel 135 d.C., dopo la seconda ribellione degli ebrei contro l'occupazione romana, arriva l'imperatore Adriano, che rade al suolo la città, Gerusalemme, ricostruisce totalmente, addirittura cambia il nome della città, d'ora in poi non si chiamerà Gerusalemme, si chiamerà Elia Capitolina. E sui luoghi sacri del cristianesimo, non solamente perché anche degli ebrei, costruisce i templi pagani. Sul Santo Sepolcro viene preparato un terrapieno che copre il santuario, cioè il luogo santo dove Cristo fu sepolto, dove fu crocifisso. Viene costruito il tempio pagano dedicato a Giove, Giunone e Minerva, la triade capitolina. Sul Golgota, dove Cristo fu crocifisso, viene costruito un tempietto dedicato a Venere. E quindi quando arriva la madre di Costantino e Elena a Gerusalemme, si sa, doveva avere delle testimonianze, doveva aver ricevuto le indicazioni dove cercare questi luoghi santi, perché infatti appena cominciano a scavare trovano subito sia il Golgota sia il Santo Sepolcro. Lasciamo da parte la storia della Santa Croce, dell'invenzione della Santa Croce, perché diventerebbe troppo lunga la storia. Abbiamo queste testimonianze descritte da Eusebio di Cesarea nei diversi suoi libri. Non entro nei dettagli perché sarebbe troppo lungo. Abbiamo le catechesi di Cirillo di Gerusalemme pronunciate nella Basilica del Santo Sepolcro. Abbiamo la testimonianza del pellegrino di Bordeaux nel 333, quindi praticamente prima che la Basilica del Santo Sepolcro venisse consacrata. Poi abbiamo Egeria, la quale ci descrive tutte le celebrazioni al Santo Sepolcro, un'immensità di testimonianze le quali raccontano come era la costruzione di Costantino. Ed era una basilica bellissima. Sappiamo che è stata costruita in quattro parti. Una di queste parti era il famoso atrio orientale, questo qui non so se si vede sullo schermo, sì, la freccia che indica sì, l'atrio orientale che era attaccato direttamente al Cardo Maximo, a quella via principale costruita nel tempo di Adriano che spaccava la città in due, che dava accesso al tempio costruito da Costantino. Poi c'era la famosa Basilica del Martirio, c'è la testimonianza, luogo dove si svolgevano le celebrazioni. Poi c'era il famoso triportico, spazio aperto dove all'angolo si trovava il Golgota, luogo all'inizio scoperto. Sembrerebbe che Eusebio ne desse poca importanza al Golgota stesso, al suo ritrovamento. E alla fine l'Anastasis, quindi il luogo della risurrezione del Signore, luogo della tomba, la famosa rotonda dell'Anastasis, poi sul modello della quale i musulmani hanno costruito la famosa moschea della roccia o dell'Oma sulla scalata del Tempio. Quindi queste sono le quattro parti, alle quali qualcuno aggiunge tre parti per adesso, quattro parti, qualcuno aggiunge ancora il, come si chiama, il patriarchio, ha un nuovo combinato dei guai, il patriarchio. C'è una zona attaccata alla rotonda dell'Anastasis
dove risiedeva il vescovo di Gerusalemme. Su questo qui ci sono discussioni degli archeologi, non ci entriamo nei dettagli perché la discussione non avrebbe fine neppure oggi qui. E quindi abbiamo questa bellissima descrizione, poi c'è la descrizione dettagliata, sono addirittura 25 capitoli della famosa vita di Costantino, di Eusebio, dove viene descritta la bellezza del luogo, gli ornamenti, gli addobbi, soprattutto della Basilica del Martirio. Pensate che oggi, la Basilica di oggi, non rispecchia esattamente, eccola qui, la pianta degli scavi archeologici delle costruzioni di Costantino a Gerusalemme, non rispecchia la costruzione costantiniana. Chi va oggi al Santo Sepolcro troverà l'edificio non proprio al 100% ricostruito, ristrutturato nel periodo dei crociati, ma la maggior parte, il 90% sì. Cosa si è conservato dal tempo di Costantino? Ci sono diverse parti che qui sulla mappa vediamo di colore arancione, si vede di colore arancione, sì? Sono tutte le parti, i resti cosiddetti delle costruzioni di Costantino. Dove troviamo questo colore? Cioè vuol dire sono stati fatti dei scavi. Ci sono stati effettuati dei scavi negli anni 35-37, c'è la descrizione dettagliata di Vincent Abel, un professore archeologo delle Corti Bibliche di Gerusalemme, dei Domenicani, e quindi abbiamo queste testimonianze, però tante volte, come dico, quando le cose sembrano chiare, ecco, basta complicarle un po' di più, non sono per niente chiare. Il cronomismatico monzese, e ho cercato di studiare i messaggi che i rovesci delle monete di Costantino potevano dare ai sudditi dell'impero. In quel periodo non c'erano giornali, riviste, televisioni, radio, c'erano le monete che circolavano in tutto l'impero e spesso i sudditi riuscivano a capire che l'imperatore era cambiato, perché andando al mercato gli davano come resto una moneta la cui effigie non era quella dell'imperatore precedente, ma era quella del nuovo imperatore. Costantino accettò il titolo di Cesare, conferitogli dagli Augusti Galerio e Severo. L'osservazione numismatica denota che le monete coniate dal 306 al 307 portano la dicitura di Cesare e non di Augustus. E questo anche nelle zecche a diretto controllo di Costantino. Dopo la morte di Flavio Severo, nelle zecche occidentali, il titolo divenne quello di Augustus. A Carnuntum, nel novembre del 308, Galerio elesse Augustus vicino e declassò Costantino a Cesare, conferendogli il titolo di Filius Augustorum. Nelle zecche orientali l'effigie di Costantino porterà tale titolo, mentre in quelle occidentali controllate da Costantino e Massenzio il titolo resterà quello di Augustus. Dopo la morte dell'Augustus Massimiano e l'autoproclamazione del Cesare Massimino Daia ad Augustus, anche Costantino riporterà nelle zecche orientali intorno all'effigie il titolo di Augustus. Quello che noi chiamiamo oggi imperatore, gli romani lo definivano Augustus. Il Cesare era colui che era destinato a succedere all'Augustus, cioè all'imperatore.